Molte figure possono essere divise in due parti perfettamente uguali, come ad esempio la foglia può essere divisa in due parti uguali. Quando succede questo, si dice che le due parti dell'immagine sono simmetriche. La linea che le separa si chiama asse di simmetria. Quello che vedete qua in rosso, che divide la foglia in due parti perfettamente uguale, si chiama asse di simmetria. Ora vediamo delle figure con l'asse di simmetria interno. Vi dirò come fare per disegnarle sul quaderno. Allora, bambini, prendete una pagina del vostro quaderno e più o meno a metà, seguendo i quadretti, tracciate una linea verticale in tutta la pagina. Questo sarà il vostro asse di simmetria. Poi, con la matita, segnate un puntino sull'asse di simmetria. Poi, scendete con una linea obliqua di 1, 2, 3, 4 quadretti e fate un puntino. Poi, scendete ancora di 2 quadretti con una linea verticale, 1, 2 e fate un puntino. Dopo vi spostate con una linea orizzontale, uno di due quadretti, poi di nuovo verticale di due quadretti, uno, due, e fate un puntino, poi con una linea orizzontale di due quadretti, uno, due, e fate un puntino. Poi prendete il vostro righello, come ho già fatto io, e unite questi puntini in questo modo, fino a ottenere questa figura. Dopodiché potete prendere uno specchio, io ho questo specchio qua piccolino, provate ad appoggiarlo sull'asse di simmetria, in questo modo. Vedete che potete ottenere questa figura geometrica. Adesso togliete lo specchio e potete prendere la vostra matita e disegnare la parte simmetrica. Quindi con la matita provate a fare gli stessi puntini, 1, 2, 3, 4, puntino, scendete giù, poi di nuovo, e con il righello provate a disegnare la figura simmetrica. Buon lavoro!